determinati giovani talenti, come ha intenzione la Regione di incentivarli e anche di utilizzare magari questa creatività? Il modo migliore per premiare i giovani talenti che hanno delle buone idee è di realizzarle queste buone idee. Questi tre progetti mi piacciono molto e sono dell'idea che dobbiamo proprio concretamente realizzarle in vista di Expo. Sono veicoli elettrici che possono essere presentati ad Expo come una grande innovazione della creatività, dell'ingegneria e della tecnologia italiana e lombarda, e quindi oggi farò questa proposta di impegnarci tutti perché materialmente questi progetti siano visibili al mondo durante Expo. Possiamo dire che oggi è una bella giornata made in Italy? È una giornata made in Lombardy, va bene made in Italy. L'innovazione e la creatività qui vengono messe insieme, l'innovazione tecnologica e la creatività, ed è una vocazione proprio della Regione Lombardia, quella dell'innovazione e della ricerca scientifica applicata. È per questo che noi siamo impegnati a investire sull'innovazione e la mia presenza qui sta a testimoniare proprio l'interesse di Regione per queste azioni, per queste attività, per premiare, per riconoscere soprattutto ai giovani creativi e innovativi l'impegno della Regione anche dal punto di vista finanziario. In realtà la Lombardia riesce ad attrarre cervelli, 4 o 5 migliori ricercatori tra i 400 del mondo, su 5 ricercatori, 6 ricercatori italiani che sono in questa classifica dei migliori cervelli nella ricerca biomedica, 5 di questi lavorano in Lombardia nel Servizio Sanitario Lombardo, e noi facciamo di tutto e voglio fare di tutto per attrarre i cervelli, lo stiamo facendo e investendo sull'innovazione, sulla ricerca scientifica, tecnologica e biomedica. È l'impegno forte perché questa è la vocazione della Regione, questa è la strada da seguire. È giustificata la critica di Haller riguardo al pagamento di IMU TASI? Assolutamente sì, è un ente che svolge un servizio pubblico e dover pagare IMU e TASI è una contraddizione in termini. Avevo già chiesto al governo e al Parlamento di eliminare questa tassa, purtroppo non è avvenuto e questo incide negativamente sui conti e sull'efficienza e sul servizio che ha le rende. E non può essere la Regione chiamata continuamente a ripianare i conti. Bisogna che il governo si renda conto che chi svolge un servizio pubblico come le aziende di edilizia residenziale devono essere esentate dal pagamento di queste tasse, perché altrimenti si diminuisce la possibilità di intervenire sul pubblico. È un problema quello di Sandring, di cui siamo consapevoli, siamo anche preoccupati, ma sono in contatto con il presidente di SEA Modiano e con i sindacati per vedere come gestirli. Il primo luogo è la SEA e il governo che devono intervenire, ma noi come Regione siamo pronti per evitarli, se sarà possibile, o per intervenire per ridurre l'impatto. Come replica al Presidente della Camera Boldrini, che ha detto che quando era Ministro dell'Interno aveva lanciato un piano per distribuire equamente i profughi, mentre adesso lei dice che ha cambiato idea? Io avevo fatto una cosa, avevo chiamato le regioni e avevo concordato con le regioni il piano, cosa che questo governo non ha fatto. Prende i clandestini, li mette sui treni e li spedisce nelle regioni pretendendo che le regioni si occupino di loro, senza neanche sapere quando arrivano, chi arrivano, dove vanno. E questa è la differenza di metodo. La Boldrini, la Presidente della Camera, forse non si ricorda bene, ma io avevo chiamato tutti i presidenti delle regioni e con loro avevano fatto l'accordo. Io sono disponibile a questo. Ieri, peraltro, doveva esserci il tavolo tra Regione Lombardia e Governo su questo, che il Governo ha fatto saltare. Domani avrebbe dovuto esserci la conferenza unificata per discutere di questo accordo e la conferenza è stata fatta saltare. Ora, se il metodo è che il governo prende e manda in giro e le regioni devono intervenire, no grazie, ma non è questo quello che io avevo fatto, quindi io non ho cambiato idea, è il governo che ha cambiato metodo. Sui superpoteri di Cantone non è soddisfatto? Sì, 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 sono soddisfatto. Io ho proposto altri poteri più forti, ma il governo ha deciso di usare questi. Buon lavoro a Cantone, massima e leale collaborazione da parte della Regione Lombardia. Aspetto che arrivi a Milano per poterlo incontrare e vedere quello che la Regione può fare per dargli una mano. Il Comitato regionale presieduto dal generale Forchetti settimana scorsa ha in qualche modo sospeso i lavori in attesa di un chiarimento con lei.
almeno così hanno riferito un po' di alcuni dei membri. Voglio sapere se questa settimana si è già riunito, se lei li ha sentiti, loro chiedono anche più poteri. No, non c'è nessun chiarimento da fare, il chiarimento l'ho fatto con il presidente Forchetti che a seguito delle note vicende aveva rassegnato le dimissioni, io ho ritenuto che non ci fosse motivo per accogliere le dimissioni, quindi le ho respinte. Per quanto riguarda il comitato può procedere tranquillamente a fare quello che deve fare. Se poi c'è bisogno di discutere i poteri sono disponibile, ma non mi è arrivata formalmente alcuna richiesta in questo senso. C'è un problema di comunicazione tra loro e la Giunta? No, nessun problema di comunicazione, assolutamente. Che impressione le ha fatto le notizie ieri dell'omicidio dei due feriti al nord di Milano? È una cosa raccapricciante, purtroppo sono notizie che fanno star male, ma di cui prendiamo atto. Questa sera troverà una soluzione a Roma su Uber? No, c'è una riunione convocata dal Ministro delle Infrastrutture su Uber, a cui la Regione Lombardia partecipa assieme alla Regione Lazio, perché in queste due regioni c'è questo fenomeno. Vediamo quali iniziative proposte fa il Governo per risolvere una questione che è una questione grave, che deve essere assolutamente risolta perché genera tensioni che possono essere risolte, possono essere evitate. Vedremo stasera quali saranno le proposte del governo.